siamo in una fase, io credo, importante di lotta a questa epidemia. Chi ci racconta che siamo messi come un anno fa dice una clamorosa cosa non vera. Ieri abbiamo superato le 10 milioni di somministrazioni, c'è un'accelerazione in corso, stiamo provando a sviluppare tutte le energie di cui disponiamo sul nostro territorio per rendere più veloce possibile la campagna di vaccinazione, che è la vera arma per chiudere questa stagione così complicata. Ed è vero che ancora i dati non possono farci stare senza una soglia alta d'attenzione. La variante inglese è diventata prevalente, lo è diventata a livello europeo. Non è un caso che il presidente Macron nella serata di ieri abbia annunciato 4 settimane di zona rossa per tutta la Francia. La Francia ha avuto per giornate intere oltre 40.000 casi ed è chiaro che vive una situazione di difficoltà. Quindi noi siamo ancora dentro una fase complessa di questa epidemia e questo è vero anche in Italia, dove il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è significativo e dove la pressione sulle nostre strutture sanitarie è ancora molto forte. Il numero dei contagiati, purtroppo anche dei decessi, non può assolutamente essere sottovalutato. Però così come questa che ho raccontato, è una verità, c'è un'altra verità che dobbiamo guardare con fiducia e che mi spinge a dare un messaggio anche positivo per le prossime settimane. La campagna di vaccinazione sta correndo e dovunque noi riusciamo a vaccinare, vediamo che c'è un crollo del tasso di contagio. Negli ambiti dove le vaccinazioni sono già state molto significative, penso all'ambito fondamentale del personale sanitario che è stato in prima linea in questa battaglia, ma penso anche nell'RSA. L'RSA sono stati un luogo molto molto colpito dall'epidemia, dove purtroppo in tanti hanno perso la vita. E aver vaccinato nell'RSA ha prodotto immediatamente un risultato visibile. È crollato il tasso del contagio, è crollato il tasso dei decessi e questo ci dice che la vaccinazione è la via maestra per chiudere questa stagione.